successo molto all'improvviso. Mi telefonarono che ero in treno e mi dissero: Netflix America, non Italia, è interessato a Fedeltà. E poi lo comprò. E se Netflix compra il 99 su 100 lo realizza. Quindi ho pensato: davvero verranno a Rimini? Davvero sono riuscito a fare questo ponte, no? Enorme. Non potevo credere che un'opera comunque nata in un'intimità personalissima sia stata pubblicata, sia stata letta e sia stata concretizzata a livello visivo in una serie televisiva dove la città concorre a quella questione. Quindi è successo qualcosa davvero di alchemico, dove il sogno si trasforma in una materia concretissima, cioè in una cinepresa. E poi ho pensato, forse davvero tutti noi riminesi siamo iscritti in questo cinematografo. Comunque noi siamo abituati, attraverso Fellini, attraverso tutti gli altri, a immaginare che una macchina da presa o un Rex spunti all'improvviso da là. Se spuntasse il Rex da lì non ci stupiremmo come un milanese. E allora ho pensato, forse non mi devo stupire, forse nessuno di noi si deve stupire, dovremmo essere agili in questo. Quindi benvenuti tutti i Rex possibili del mondo, ecco. Ciao, sono Marco Missiroli, sono contento di raccontare un po' quello che è il mio rapporto con Rimini, in questo posto che è Rimini all'ennesima potenza. Perché la Palata è sempre stato un punto di raccordo tra quella che è un'anima di Rimini, che è la parte dell'entroterra e della terra, e quella che è l'altra parte di Rimini, che è quella del mare, che è una parte un pochino rappresentante di una mia ferita, potremmo dire così, che è quella estiva. Dove l'estate tutti erano allegri, erano condizionatamente allegri, io non mi sentivo condizionatamente allegro, ero più una persona che valutava la malinconia, quindi d'estate avevo un contrasto grande. E la Palata era di grande liberazione d'inverno perché era vuota, deserta, io potevo godermi il mare e d'estate invece era affollata, avevo quel senso un po' di disagio del corpo. Rimini ti costringe a esporre il corpo da aprile a ottobre in qualche modo. E quindi mi sentivo un po' come in un ring, adesso invece la vivo bene in tutte le stagioni, perché sono libero nel corpo e sono libero soprattutto di averla raccontata in tutti i miei libri. Per cui quando racconti un elemento delle tue radici, racconti te stesso e racconti una parte nuova di te stesso, una parte accettata. La Palata è il mio luogo delle viscere, perché ho un po' combattuto qua, quindi è la parte un po' intestina, che vuol dire sempre viscerale. Il mio luogo del cuore è l'Ina Casa di Rimini, che è un posto tra il Villaggio Azzurro, l'ex Cinema Apollo, è un luogo urbano più che altro, è un quartiere limitrofo, sono nato lì, la mia estrazione popolare e proletaria è quella, e l'estrazione, diciamo, limitrofa di Rimini, non proprio del centro, non proprio del mare, denota anche un'anima diversa, in parte, un'anima che d'estate poteva rimanere lontana e un'anima che d'estate poteva rientrare in quello che era il contesto riminese. Potevi decidere se entrare troppo o no, perché stavi lì, limitrofo, vicino al Parco Marecchia, quindi c'era addirittura il tradimento del mare d'estate andando al parco, che è una cosa che per un riminese è devastante, ecco, voglio dire. Per cui il mio luogo del cuore è lì in casa, e poi ce ne sono tanti. Devo dire che c'è anche una dimensione di mezzo che è il centro città, lo amo profondamente. Molti dicono adesso: sono stata a Rimini, è davvero bella, c'è un centro storico stupendo, e lì capisci che noi siamo stati per anni solamente il mare, la parte turistica. Questo mi ferisce un po'. Più ti allontani da Rimini, più l'ami. All'inizio è stata una liberazione per me andarmene via, andare a Bologna a studiare 5 anni, perché mi sentivo finalmente liberato da quelli che erano i crismi riminesi, che sono rigidi. Comunque è una città di provincia, è una città di turismo, è una città di mare, è una città di esposizione, di allegria. Essere tristi a Rimini, questa è una battuta che ho già fatto, essere tristi a Rimini è come essere brutti a Parigi, è vero. C'è una sorta di, è un ossimoro molto grosso, molto potente. Il faro che c'è in questo momento è fondamentale, è un suono eclatante del nostro sentimento. Quando me ne sono andato mi mancavano queste cose, mi mancava il faro, mi mancava la nebbia, mi mancavano quelli che erano i cliché riminesi trasportati attraverso la poesia, come Fellini, come Tonino Guerra. Non mi mancava la parte solare, cioè la parte nitidamente allegra. Poi mano a mano mi è mancata anche quella. Ora, tanto più sono a Milano, tanto più penso alla Palata, al faro, all'Ina Casa, e tanto più sono distante, più accetto questa mancanza, e credo che ci tornerò per sempre, prima o poi. L'orizzonte vista come apertura, no? Oltre il mare,
di sfogo anche come orizzontalità, che a Milano non è possibile perché tu vedi al massimo a 20-30 metri, 50 metri, 100 metri, Corso Buenos Aires, dove vedi palazzi, mi manca però mancarti qualcosa quando sei fuori dalla tua città te la fa anche ricostruire secondo i tuoi crismi di lontananza, per cui ho ricostruito orizzonti riminesi quando ero fuori. Non sarebbe mai nato Il senso dell'elefante, che è uno dei miei romanzi, senza la mancanza dell'orizzonte. Non sarebbe mai nato Fedeltà, non sarebbero mai nati i miei romanzi dove Rimini veniva fuori. Anzi, le parti riminesi sono sempre le più potenti perché io ci vivo fuori, da Rimini. Sono profondamente legato a Rimini, profondamente, visceralmente. Guai chi me la tocca, guai chi mi parla troppo dei cliché, guai chi mi rovescia le cose come pensano loro di essere. Sono un ambasciatore esterno di Rimini, difendo a spada tratta qualsiasi cosa. E poi esalto anche gli stereotipi, la Piadina è uno stereotipo da esaltare. Rimini è nuova, c'è una fase finalmente nuova architettonica, urbana, estetica e di vita sostenibile a Rimini. A Rimini sono nate nuove cattedrali pagane, laiche. Teatro Galli è una cattedrale. E quindi si va ad aggiungere alla cattedrale del mare, alla cattedrale del Grand Hotel, alla cattedrale dell'Ombrellone. C'è una sorta di ciclabilità di Rimini, si va in bicicletta adesso liberamente a Rimini. Questa è un'altra cattedrale per percorrere Rimini. Rimini è fatta di un recupero del castello, del fossato, di alcune radici che noi credevamo perdute. Quindi è il momento di dire che la bilancia di Rimini è paritaria. C'è una parte nuova, c'è la parte vecchia, c'è una parte che sarà futuribile a quella che noi adesso immaginiamo. Ed è il momento di dire a chi viene a Rimini che c'è una Rimini totalmente rivista, partendo dalle radici ma ricostruita. D'altronde Rimini è una città che si è ricostruita dalle bombe e quindi vuol dire che noi avevamo quel DNA di ricostruzione e noi costruiamo sempre in meglio. Ecco, una cosa che va detta è questa: quando Rimini ricostruisce, ricostruisce in meglio. Allora, io credo che Rimini sia una città, adesso per come adesso, riperimetrabile, cioè ognuno può riscrivere il proprio perimetro all'interno della città, proprio perché è fruibile in tutte le zone. Un tempo c'erano zone in cui non ci si poteva andare, perché erano malconce, perché non erano raggiungibili. Ora è tutto raggiungibile a Rimini, tutto è molto bello. Quindi tu hai un foglio bianco dove tu puoi scrivere la tua Rimini. Quindi se mi dicessero qual è la tua Rimini, io dico è una Rimini che io ricostruisco ogni giorno. Per esempio, la mia Rimini di oggi è una Rimini incentrata su questa palata e sul Parco Marecchia. Domani io so che vivrò una parte centrale, quella del centro storico, e la parte delle colline. Quindi io ho quattro Rimini disegnato, due oggi e due domani. E questa fa sì che la Rimini sia ogni volta rinnovabile. Non tutte le città sono così. Milano non è così, per esempio. Parigi non è così. Quindi per essere una città riscrivibile personalmente devi avere tante anime. Quindi la mia Rimini è quella, è la mia Rimini di oggi. Quella di domani probabilmente cambierà e cambia sempre in meglio. Fedeltà è un libro che alterna fedeltà a immaginazione e fedeltà della realtà, quindi abbiamo un'aderenza alla realtà e un'aderenza alla fantasia costante nei personaggi, perché la fantasia conta quanto la realtà. Forse l'ho scritto perché vengo da Rimini, in realtà Rimini è fatta da una materia di sogni e da una materia di realtà. Veniamo da Fellini, veniamo da Tonino Guerra, veniamo da Tondelli, veniamo da Marco Pesaresi, veniamo da qualcuno che ha tentato di riproporre Rimini e la realtà costantemente, mischiando i confini del reale e del fantastico. E quindi io credo che tutti i figli di Rimini abbiano queste due unità di misura nuovissime. Fedeltà ha assorbito queste due sostanze come non credevo. È un libro che apparentemente è molto quotidiano, quasi mesto nel racconto dei piccoli pensieri di ogni giorno, però è vero che anche nell'immaginario e nell'immaginazione la sua fuga riminese preferita. Fedeltà è un libro cattivo, nel senso che è un libro che va a puntellare dove a volte non vuoi essere puntellato. Sta nel mezzo, per cui dipende da come lo leggi. Non è come Atti osceni, luogo privato, che è un libro che sicuramente ti getta nell'incanto. Fedeltà ti getta nel disincanto e in alcune parti dell'incanto, e fa male, può fare male. Per cui è un libro assolutamente che ti porta a un fraintendimento con te stesso. È un libro che ti fa capire che puoi essere frainteso secondo la tua natura e che puoi essere invece molto concreto. E mi piace questa sorta di crudeltà del libro, perché è una crudeltà che nasce anche probabilmente dal fatto che ho sofferto anche in questo territorio alcune realtà, che fa essere una terra sia immaginifica sia vera, reale, quindi anche legata alla ferocia.